quarto anno a fila, noi Matteo la chiamiamo la nostra puntina, quella di Oppiano, che si farà il 15 di settembre. Grazie mille a tutti! Ma che ci siete ad oggi? Ce l'avate anche quando eravamo al 3%, ce l'avamo tutti! Noi questo paese lo cambiamo con quella bandiera! Con quella bandiera di San Marco! Con Luca Andrea e tutti quanti voi! Evviva la Lega! Evviva Matteo! A voi! Un goccio di grappa alla salute di Carola. Alla russa l'ho bevuto. Lasciam perdere, va. Lasciamo perdere la fantasia, torniamo con i piedi per terra. Grazie, a parte tutto, fate arrivare in cucina un applauso a volontari che si sono presi giorni di ferie per fare le patatine fritte, le salamelle, pulire i tavoli e montare i gazebo, perché se lo devono fare quelli del PD devono andare dai centri per rifugiati a trovare i volontari, perché mi sa che di veronesi e di italiani ne trovano pochi. Vabbè, oggi è una bella giornata per tanti motivi, abbiamo fatto una battaglia, poi non finirà sui giornali, sui telegiornali, però oggi io ringrazio i parlamentari della Lega perché abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a reinserire nel decreto sicurezza alcuni emendamenti per aiutare i poliziotti e i vigili del fuoco, buoni pasti straordinari, uniformi nuove, caserme nuove, poliziotti e vigili del fuoco. E abbiamo anche messo un emendamento al decreto sicurezza che prevede la galera per le donne incinte che usano i loro bimbi per non finire in galera, perché non ha le palle piene degli zingari che usano i bambini come attrezzi da rapina e da scasso. Le voglio vedere in galera queste signore. E il tribunale dei minorenni, invece di andare a casa delle famiglie italiane che magari hanno qualche problema economico, li voglio vedere nei campi rom a portare via quei bambini che vengono usati come futuri rapinatori. L'avevamo promesso, lo faremo, censimento delle presenze rom, siccome li paghiamo noi, chi lavora e paga le tasse può fare quello che vuole, chi non lavora, non paga le tasse, non paga le bollette, torna al suo paese e su quei campi usiamo la ruspa per mettere dei bei giardinetti per i bambini al posto di quei ritrovi di delinquenza. Ando, so già che tanto domani c'è qualcuno che mi denuncia tre volte per razzismo, chi se ne frega, si metta in coda, perché tanto ne ho, c'ho la coda oggi. Ma siamo un paese in cui oggi l'avvocato della signorina Carola è andato in procura a Roma a presentare due denunce nei confronti del ministro dell'interno e ha chiesto anche di chiudermi il profilo Facebook e Twitter. Ma voi pensate se una roba del genere fosse accaduta negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, in Svizzera, con una nave italiana che avesse messo a rischio la vita di 5 militari tedeschi, secondo voi a quelli lì avrebbero dato il premio o avrebbero messo le palle al piede mettendoli in galera per qualche anno? Però noi andiamo avanti, tranquilli, perché penso che sia voi che gli italiani ci stiano riconoscendo che stiamo facendo guerra senza quartiere, a mafia, Camorra, 'Ndrangheta, spacciatori di droga, e cancelleremo la legge della sinistra che lascia in strada troppi spacciatori di droga perché vengono trovati con poca droga in tasca. Per quello che mi riguarda, ti becco con un po' di droga, vai in galera senza se e senza ma. Punto. Punto. Vendi morte, vai in galera. Sugli sbarchi nel 2017 a oggi erano 85.000, l'anno scorso erano 17.000, quest'anno li abbiamo fermati a 3.000, sempre 3.000 di troppo, sempre 3.000 di troppo, però, e sono stato venerdì dall'amico Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, abbiamo mandato dei poliziotti, uomini dell'esercito, strumenti per controllare anche il confine via terra, ovviamente
vogliamo controllare il confine via mare, ma vogliamo controllare anche il confine via terra. Se basteranno i poliziotti a evitare gli ingressi dei clandestini al confine col Friuli Venezia Giulia, allora saremo contenti. Altrimenti metteremo anche delle barriere di protezione fisica al confine con la Slovenia per evitare che entri la qualunque in territorio italiano. Tanto penso che ci sia tanta gente che sa come fare a tirar su queste barriere di protezione, perché i confini sono una cosa sacra. In questo bellissimo piazzale ci sono persone che hanno avuto sicuramente nonni e bisnonni che qualche decennio fa sono morti sul Piave perché non passasse lo straniero, e adesso non si capisce perché lo straniero lo dobbiamo prendere in barcone a casa sua. Finché il buon Dio permette andiamo avanti a parlare. Gli impegni che ho preso me li ricordo. Se l'Europa ce lo lascia fare lo facciamo, se l'Europa non ce lo lascia fare lo facciamo lo stesso: tagliare le tasse agli italiani, agli imprenditori, ai lavoratori, agli agricoltori e alle famiglie italiane, aumentare le pensioni di invalidità che sono una vergogna a 280 euro al mese, andare avanti con la riforma delle pensioni. Ne ho trovati parecchi che mi hanno detto grazie, ci avete restituito la vita con quota 100. Ho finito la grappa, se no il secondo bicchierino lo dedicherei a Elsa Fornero e alla sua legge che stiamo smontando pezzo per pezzo, anno per anno, paese per paese. E poi non accetteremo più i no, quindi vuol dire che l'Italia e il Veneto hanno bisogno di sì. Il treno fa Brescia, Verona, Vicenza e Padova, deve correre velocemente, bisogna viaggiare, bisogna lavorare, bisogna scavare, bisogna sistemare. La Pedemontana Veneta c'è e andrà avanti per aiutare tanti veneti che vogliono lavorare più tranquillamente. L'autonomia arriverà, costi quello che costi. Io sono un pescatore e porto pazienza. Abbiamo fatto tante riunioni, ne faremo ancora altre. Ho sentito il Presidente del Consiglio stasera prima di venire qua. È giusto migliorare la qualità della vita per tutti gli italiani da nord a sud, ma se domani mattina qualcuno è già pronto a offrire un servizio migliore perché ha una qualità più efficiente dei suoi servizi, è giusto che chi può parta. E sono orgoglioso del fatto che la Regione Veneto abbia tagliato il super ticket sulla sanità a chi guadagna meno di 30.000 euro, perché chi lavora bene deve essere premiato, chi non spreca deve essere premiato. Ringrazio il sottosegretario Luca Coletto alla sanità, perché a lui ho chiesto di far andare a scuola tutti i bambini da settembre in poi, e l'obiettivo è che tutti i bambini vadano in classe da settembre in poi, nessuno escluso. Sulla riforma della giustizia, e lì vedremo chi vuole cambiare e chi no. Noi vogliamo dimezzare i tempi processi, e anche i giudici se sbagliano devono pagare come tutti gli altri lavoratori. Chi sbaglia paga, e se un giudice si candida smette per sempre di fare il giudice, se scegli di fare politica la smetti di andare in tribunale. Riforma della scuola, ci siamo. L'anno prossimo aumenteremo a 100.000 euro il guadagno dei commercianti, delle partite IVA, degli artigiani, tassato al 20%. Fatturi fino a 100.000 euro paghi solo il 20%. Non una lira di più, non una lira di meno. Abbiamo bisogno di voi. Vi rendete conto del fatto che abbiamo tanti amici a Verona in Italia, abbiamo qualche nemico fuori. Cercano i soldi in Russia, in Lussemburgo, in Groenlandia. Cercate quello che volete. Gli unici soldi che noi chiediamo sono quelli dei cittadini italiani che si comprano la salamella e le patatine fritte alla festa della Lega, o ci danno il 2 per 1000 in dichiarazione dei redditi. Detto questo, dico gratis che Putin è uno dei migliori uomini di governo che ci siano in questo momento sulla faccia della terra. Insieme a Trump. E noi vediamo di essere lì. Quindi adesso il buon Dio ce la manda buona, non è pioggia, sono le lacrime della Fornero. Non è pioggia. Io vi ringrazio,
e vi posso dire che se voi ci state vicini, io e tutti noi non molliamo e questo paese lo liberiamo. È una promessa. Viva Verona, viva il Veneto e grazie per la fiducia che ci avete dato e che ci darete. Avanti fino alla vittoria. Grazie a tutti.